Ma io non volevo la Coca-Cola, volevo solo un po' d'acqua. Vabbè, tanto ormai la dieta è andata a puttana. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fenxy, eh? Madonna santa, la mia magia sta diventando sempre più potente. Riesco a riempire i bicchieri vuoti con della Coca-Cola. Anche se in realtà sarebbe dovuta essere acqua. Sto migliorando comunque, sono alle prime armi. Lo so cosa state pensando ragazzi, il suo cervello è morto, è l'unica spiegazione, e non avete tutti i torti. Però oggi ragazzi andremo a vedere qualcuno che di trucchi di magia ne sa un sacco, mai quanto me ovviamente, essendo io il suo maestro. Bevo per smettere di dire cazzate. E poi più che trucchi di magia direi trucchi dell'editing, e immagino che da questo voi abbiate capito di chi sto parlando, vero? Esattamente, Zach King. È un mostro questo qua comunque. Però io sono il suo maestro, ci tengo a precisarlo. Vabbè, anziché sparare minchiate, direi di iniziare subito ragazzi, perché proprio non vedo l'ora di vedere che cosa ci mostrerà oggi questo fenomeno incredibile. Ho anche finito la Coca-Cola, non posso più smetterla di dire cazzate. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Iniziamo col basket. E vabbè, quanto bravo. Oh, ma ho dato tantissimo. Ma che cosa scotta? Stessa reazione di sto tizio. What? Io ricordavo fosse un fenomeno. Però stiamo scherzando. Allora con quale prospettiva me lo stai dicendo? Perdonami, il canestro era lì. Perché si è teletrasportato qua e è diventato immediato? Che cosa, Good Game? No, fa paura sto tizio. Biliardo, vediamo che cosa si è inventato qua. Sono proprio curioso. Immagino che adesso con un tiro faccia entrare tutte le palline nelle buche. Porca vacca, se mi sono spaventato! Ma dove è uscita quell'acqua? Nella piscina! Posso ancora capire il canestro che diventa in miniatura? Ma questo no, dai! Ma da dove è uscita l'acqua? No, ragazzi, prima c'erano le palline sopra e stavano giocando, C'è anche provare a capire come abbia fatto. Non puoi! È fatto troppo bene! Mamma mia, Zach! Fortnite! Non si gioca in classe, bisogna fare attenzione. T'ha sgamato! Mi dispiace. E mo che fai? Good book. Porca vacca! No! Adesso io prendo e me ne vado, Cioè, che cosa è appena successo? Il tablet si è trasformato in un libro! Good book. Ma cosa good book? No, raga, io non ho parole. E mo dov'è finito? Wait, what? Kidding me? Allora, già il mio cervello fa fatica a mandarmi informazioni come il mio nome. Figuriamoci a guardare ste cose, cioè proprio in tilt. Cioè che poi a vedere lui sembra la cosa più facile del mondo da fare. Non so nemmeno immaginare il casino che c'è dietro. Cioè io per fare una roba del genere impiegherei 7 mesi e verrebbe pure fuori una cacata. Ma proseguiamo, è diventato un prigioniero, che è successo? Ah, te l'ho scamato, E mo che fai? Ok. No, scherzo. Scusami. Allora la sua ombra gli ha fatto lo scalino per fuggire. Non ci credo. Per quanto sia solo un effetto speciale, è davvero riuscito a scavalcare il muro con la sua ombra. Che cosa? Cioè ma che roba? Non è proprio possibile fisicamente. C'è anche l'ombra che dice: dai, dammi la mano a me adesso. Cioè io potrei stare delle ore a guardare sto video e non capire come abbia fatto. Cioè è una roba incredibile. Dai, tira fuori il coniglio dal cappello, è il classico. La batea scarica. Vabbè, può succedere. Ma che? Come fa? D'accordo. Porca. Allora, questo qua è disumano, è posseduto dal diavolo in persona. No, ragazzi, qualcuno mi può dire com'è possibile sta cosa? È uscito dal telefono con... E il gatto si è spaventato, ha detto mio padrone ha dei problemi. Allora è riuscito a far uscire dallo schermo la sua mano. Non so com'è possibile. Ma non fa paura. Per mettere a caricare il telefono. No vabbè ragazzi, inquietante ve lo giuro, Porca di quella vigliacca terra incastrata davvero dentro un tombino. Andiamo avanti col gioco della sedia. Qua una volta io mi sono ammazzato, ve lo giuro. Ok. Vabbè, ma c'era la sedia. Era disegnata? No, vabbè, guarda l'effetto. Ma prima era a terra la disegna. Cioè, che cavolo sta succedendo? No, qua l'ha toccata la sedia, vuol dire che esiste davvero. Che cosa è successo? Ma dov'è finita?
Ma il taglio dove per far sparire la sedia e poi farla pure riapparire? Cioè, non si vede nulla. Madonna, e anch'io ci rimarrei male, amico mio, fidati. Ok. Cioè, guarda che roba, il calzino che prende vita. No, ragazzi, io non ci posso credere. Vabbè, è comodo così, in effetti, però, eh. Anziché andarli a comprare, li fai vedere allo specchio e il riflesso te lo fotti. Cioè, non credo che sia del tutto normale questa cosa. Ma poi come hanno fatto ad animare il calzino così? Ma come prende il volo e se ne va? Probabilmente è la puzza, Ha detto, no, non me la sento oggi. Non ce la faccio. Ma poi come ha fatto a tirarlo fuori dallo specchio? E anche quello prende la decisione di andarsene. No, è inquietante. Ah, siamo in un museo. Come fai a fare un effetto qua? Fammi capire. Cosa fai qua? Ma gli ruba il cappello, volete vedere? Ma come cavolo faccio a tirare fuori una mela? E rimette po- Allora, siamo in un museo. Non puoi fare le cose sui quadri. Allora, o hanno creato una stanza apposta e l'hanno fatta diventare un museo. Non capisco come sia possibile. Cioè, gli ha staccato la mela dal quadro. Se la mangia pure, quindi esiste, è vera. Come ha fatto a rimettere? No, non so cosa. Guarda che bello che è. Che fai? Che sei un ninja? One. Che... Ma che... Ma come ha fatto a tagliare? Ha tagliato una panchina con un foglio di carta. È difficile da credere che qui ci sia soltanto editing. Secondo me c'è un po' di magia anche. Ha tagliato una panchina con un foglio di carta. Non è normale, dai. Però almeno è scoppiato l'amore. Una cosa positiva. Allora, Zack, mi stai facendo venire i brividi al cervello. Prato fiorito. È crashato, succede sempre anche a me. Porca vacca, è nervoso. Stava vincendo. Allora, ragazzi, adesso voi mi dovete spiegare intanto come ha fatto a tagliare una panchina con un foglio di carta. Io proprio devo saperlo. Ne sento il bisogno. E poi qua, dove è finito il computer? Cioè, l'ha sbattuto forte sul tavolo e è diventato un pezzo di ghiaccio. Va bene. Sta facendo sasso, carta e forbici col suo riflesso. Questa cosa è un po' demoniaca in realtà. Il suo riflesso gioca per conto suo, ha una personalità. Allora, però attenzione, ho una mia teoria. Secondo me lo specchio non è vero e dietro la telecamera c'è un amico di Zack che sta facendo le stesse cose sue, tranne all'ultimo. È l'unica spiegazione. Se non è così, ho un po' paura. Vai con la mela, vediamo un po'. Conosce pure la levitazione questo qua. Ma come cavolo è poi che ma vaffanculo. Dai, ci avevo creduto. Ma basta infilare un bastone dentro la mela e metterselo sotto l'ascella. Ma prima non c'era il bastone. Mi sono arrivato dopo. Ma che cavolo è successo? Qua non c'è nessun bastone. In questo punto appare. Dove? Mi viene da fare il segno della croce, te lo dico. Rotolo di carta igienica vuoto. Dai, fammi vedere. Sì, ho capito tutto, tranquillo. Va bene. Ma che cavolo di... Ma allora, non ha fatto tagli. In questo punto deve aver fatto qualche taglio. Ma non si vede niente. Boh, ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate. Io non so che cosa... Non era necessario, bastava lavarli i piatti comunque. Allora, li ho appena rotti. Però come cosa devo dire che è molto comoda. Non hai voglia di lavare i piatti? Nessun problema, li sfondi e poi loro si ricostruiscono puliti. Peccato che poi... È morto probabilmente. Madonna, ragazzi! Ma come fa? Vabbè. Allora, basta sta prospettiva che mi sta venendo mal di testa. Era piccolino la scatola. Che cosa è successo? Adesso ci balla con la ballerina. È finita la carica. È tornato piccolo. Ma che? Oh! In questo punto la scatola è piccola. Lo possiamo vedere tutti qua. All'improvviso esplode. Lui va a ballare con la ballerina. Entra nella scatola che prima era così. E poi entra dentro la scatola con la ballerina. Salve. Cubo di Rubik. Allora, io lo dico, eh. Se il cane riesce a fare il cubo di Rubik, che cosa che io non so fare, me ne vado. Vabbè, ma smettiamola, per favore, c'è un limite a tutto. Cioè, il cane è riuscito a fare il cubo di Rubik. Io non ci sono mai riuscito in 27 anni di vita.
Vabbè, basta. Va bene, ragazzi, concludiamo qua. Zack King si è confermato un king a tutti gli effetti. Non ho capito un solo video, forse solo quello dello specchio finto, ma ne dubito fortemente. Non ci ho capito niente. Fatemi sapere se voi ci avete capito qualcosa di quello che abbiamo appena visto. Vi prego, aiutatemi, perché le domande sono troppe. Però prima di concludere, direi di andare a salutare Mungacha, Massimo Niccolini, Federico Peri e Nico Torro. Ciao ragazzi, il vincitore di oggi, Nico Torro, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basterà scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook, e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ora, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.